Dopo l'anticipazione dell'apertura della Porta della Misericordia a Bangui, in Africa, il giorno dell'Immacolata sarà inaugurato ufficialmente a San Pietro da Papa Francesco l'anno della Misericordia. Domenica 13 dicembre, invece, tutte le diocesi del mondo celebreranno l'apertura del Giubileo. Anche la Chiesa Cremonese si prepara per l'appuntamento. Domenica alle 16 dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena in via 11 febbraio partirà la processione verso la Cattedrale. Qui sarà ancora il Vescovo Dante Lafranconi ad officiare la cerimonia che avrà come momento centrale l'apertura della Porta della Misericordia, quella del transetto meridionale affacciata su piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. La scelta rispetto al portone principale è dovuta a motivi tecnici, è questo infatti l'unico portone provvisto di bussola interna che le consente di restare sempre aperta. L'anno giubilare si concluderà il 20 novembre 2016, ma a livello diocesano cadrà il 13 novembre, giorno in cui si celebra la solennità del patrono Santo Mobono.